Guardate cos'è riuscito a fare questo oggetto. Quello che vedete è lo stand di Nokia ed è quello che sta succedendo per il ritorno del 3310, il prodotto che è stato lanciato ieri da HMD Global, la società che ha riacquisito la gestione del marchio Nokia e che lo distribuisce a livello mondiale. Ieri sappiamo insomma che è stata resa nota la distribuzione a livello globale del Nokia 6, ma la notizia insomma che tutti hanno ripreso il ritorno del 3310, il feature phone in arrivo addirittura dagli anni 2000, quando fu uno dei più grandi successi di tutti i tempi. Qua vediamo due delle colorazioni che verranno proposte sul mercato, con un menu semplicemente, vedete, semplicissimo, però con la presenza anche di una fotocamera che invece non era presente ovviamente quando era stato lanciato il modello originale di 3310, non è esattamente la fotocamera più performante della Terra. E poi il ritorno, è vero, dimentico sempre, è inutile che lo tocchi, non carica, c'è il touchscreen, no? Sbagliato. E poi il ritorno di Snake nella versione però modificata, perché è quella essenzialmente moderna, che è stata gestita addirittura con il lancio di Game Loft. Allora vedete, per quanto riguarda sempre i menu, la presenza addirittura del browser Opera nella sua versione mini, poi rubrica, galleria, fotocamera, questo non riesco a farvi vedere il funzionamento del tempo, quindi le icone scelte per il meteo, una sezione per la musica e una per i giochi. C'è anche la possibilità di sentire la radio, ci vogliono le cuffie collegate, e anche di vedere essenzialmente video registrati con il proprio telefonino. Allora, il prezzo ufficiale è stato fissato intorno ai 49 euro, ma noi sappiamo che insomma in Italia abbiamo sempre un'aggiuntina da mettere sul prezzo, quindi non scommetterei su quello che sarà il prezzo ufficiale, vedremo quando arriverà sul mercato. Però il prodotto è divertente, l'effetto nostalgia funziona sempre. Vedremo insomma quale tipo di accoglienza poi farà il mercato del nuovo Nokia 3310.